Buona e santa domenica, fratelli e sorelle cari, qui presenti in Duomo, dopo vari mesi, e anche un abbraccio a tutti quelli che ci seguono attraverso la nostra telediocesi da casa, trasformati in queste settimane come in una piccola chiesa, la chiesa domestica ancora di più, ovviamente. Celebriamo oggi il grande mistero dell'Ascensione. Ecco, ascolteremo la liturgia della parola, la parola che ci illumina da parte del nostro arcivescovo. Io vorrei dire solamente una cosa: sono molto contento di rivederci proprio oggi, che è la festa di tutta l'umanità, che oggi sale al cielo in quel corpo benedetto, frutto di questa creazione, no? Che Maria le ha donato nel suo grembo di donna, ecco, e che penetra i cieli. Noi oggi siamo di diritto in paradiso, pensiamolo bene, ecco la gioia grande. Poi dobbiamo sforzarci nella vita di meritarlo, di occuparlo poi di fatto. Allora con gioia ci mettiamo in piedi e iniziamo con il canto che parla proprio di questo grido di amore a Cristo che è patito ma che ora sale al cielo accanto a Dio e, ripeto, dove porta la nostra umanità. Nei cieli un grido risuonò, alleluia. Nei cieli un grido risuonò, alleluia. Cristo Signore trionfò, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Morte di croce gli patì, alleluia. Morte di croce gli patì, alleluia. Ora al suo cielo risalì, alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Questa pace che ci auguriamo il Signore doni ai nostri cuori è la pace del risorto, è la pace di colui che ha promesso di rimanere presso di noi sempre fino alla fine del mondo, in ogni circostanza, anche e soprattutto in quelle più faticose, dolorose che siamo chiamati ad attraversare. Domandiamo perdono al Signore all'inizio di questa Santa Messa per le volte in cui non abbiamo accolto, gustato, conservato in noi questa pace, in cui ci siamo lasciati sopraffare dal timore, dallo scetticismo, dal dubbio. Invece il Signore è sempre con noi. Domandiamo perdono dei nostri peccati e invochiamo su di noi la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore, pietà. Gloria
gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, questo è il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Preghiamo. Grazie a Dio. Oh.
Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamato, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutti, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi, e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Cari fratelli e sorelle, non possiamo dividere o separare questa solennità bellissima dell'ascensione da tutto il mistero pasquale. La Chiesa vive e rivive in 50 giorni tutta la profondità, grandezza, misteriosità dell'evento pasquale. Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, ascensione in cielo, Pentecoste. I discepoli, gli apostoli e gli evangelisti hanno giustamente, come bravi maestri, voluto focalizzare i diversi misteri, ma fanno parte di un unico mistero. Non è pensabile l'ascensione al cielo senza la resurrezione del Signore e senza l'invio dello Spirito. Non è pensabile l'invio dello Spirito senza l'evento della resurrezione. E l'evento della resurrezione rimarrebbe un fatto staccato dalla nostra vita, la resurrezione di Gesù, se non avesse come frutto il fatto che Egli, come diceva il Vangelo, rimane con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, presso il Padre, con noi. Anzi, proprio perché presso il Padre, proprio perché nei cieli Egli può essere con noi, tra noi, accompagnandoci nel tragitto della vita. Dopo, per dirla ancora con le parole evangeliche, dopo che Egli ci ha già preparato un posto. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Allora capite che questa festa che noi oggi celebriamo è dentro tutto il mistero centrale della nostra vita di fede. Il mistero della resurrezione del Signore che, donandoci lo Spirito, ci introduce alla verità tutta intera. Come San Paolo invita, come domanda, come preghiera, ed è una preghiera umanissima che egli fa, perché siamo come bambini ancora nei confronti del grandissimo dono che ci è stato fatto. E dice San Paolo: il Padre vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui, illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamato. Se non la comprendiamo, non la stimiamo, ciò che non è compreso, ciò che non è accolto e trattenuto, scivola via, come tante cose. E invece questo è il tesoro che non possiamo permetterci di perdere, ma va compreso, va sempre di più accolto con intelligenza e affetto e amore. Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza. Che il Signore ci introduca sempre di più comprendere queste cose, perché sono le cose che possono aiutarci a vivere.
sulle cose che possono aiutarci a sostenere ogni circostanza della vita, che si chiami pandemia, che si chiami malattia, dolore, che si chiami incomprensione, tutto. Tutto posso in colui che mi dà forza, diceva San Paolo. Ma questo anche per noi. Questa promessa è anche per noi. Ma a condizione che ne comprendiamo tutta la potenza. Allora l'ascensione non ci deve interessare, direi, attraverso domande come il come è accaduta, dove è accaduta Galilea, Gerusalemme, quando è accaduta, 50 giorni oppure lo stesso giorno di Pasqua. Sono tutte modalità differenti attraverso le quali gli evangelisti ci hanno voluto comunicare questa grandezza di avvenimento. Il Signore risorto adesso è al Padre, è nei cieli, ma dire che nei cieli vuol dire che è nel profondo delle cose, nella realtà tutta delle cose, tutto ammesso sotto i suoi piedi, dice ancora San Paolo nella seconda lettura. Oppure, come dice il Papa Francesco nella Laudato Si, il risorto avvolge misteriosamente le creature, le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo, gli uccelli del cielo che egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui, e tutto è pieno della sua presenza. E l'ascensione, appunto, non è uno staccarsi del Signore da noi, ma anzi un entrare dentro, definitivamente, profondamente, ogni aspetto della realtà, anzitutto dentro quella realtà che è il suo corpo risorto, che è la Chiesa. Egli è il capo della Chiesa, il corpo di Lui. Il corpo di Lui. Ma perché avvenisse questo, ed è il secondo spunto che volevo condividere, per cioè riempire tutte le cose, per dare ai Suoi il compito che Egli ha consegnato, ovvero fate discepoli tutti, andate, fate discepoli i popoli, battezzateli e insegnate loro a osservare ciò che io vi ho comandato. Per fare questo aveva bisogno che gli apostoli fossero già pronti, perfetti, preparati, integerrimi. Umanamente parlando, aveva di fronte un resto di persone debolissime, 11, perché uno se n'era già tirato fuori, forse qualche donna. E questi erano, come dire, l'esercito su cui poter contare, dice San Matteo. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono, anche loro. Oppure gli Atti degli Apostoli, bellissimo, bellissimo questo perché è umanissimo. Egli si mostrò vivo, racconta San Luca, dopo la sua passione, apparendo loro, parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E quelli cosa fanno? Gli domandano: ma Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Non avevano compreso
niente o quasi niente di chi era, di che cosa era venuto a fare, di quale promessa era venuto a consegnare, a essere strumento. Signore, ma quando è che finalmente ti fai, mostri la tua potenza, cacci via i romani, porti a compimento queste speranze di salvezza e di potere terreno che abbiamo nel cuore? Quando ti comporti da Dio? Non avevano compreso, anche loro, così come quegli undici che sono lì prostrati, lo adorano, ma ancora dubitano. E in questo la risposta del Signore è confortante, perché vale per noi, perché anche noi siamo come questi undici. Anche noi poggiamo le nostre immagini di compimento terreno, anche quelle ecclesiali, di trionfo ecclesiale. Ma quando è che il Signore mette a posto le cose? Quando è che fai un po' piazza pulita di tutta la contraddizione che c'è? E anche noi siamo un piccolo resto di Israele. E Gesù? A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Non preoccupatevi, non state a fare calcoli, non state a fare progetti, e non state neanche a preoccuparvi in fondo delle vostre misere forze, dei vostri pochi pani e pochi pesci, potremmo dire. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E dopo il compito che gli dà, appunto, andate, fate discepoli, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Di cosa dovete preoccuparvi? O meglio, preoccupatevi di una cosa sola, quella che dicevamo, che diceva San Paolo, che i vostri occhi vedano e comprendano e accolgano, e che la vostra mente, il vostro cuore si immergano sempre di più nella mia presenza. Questo. Al resto ci penso io. Non preoccupatevi, non affannatevi, per usare un'altra espressione evangelica. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, fratelli, credo che l'ascensione ci debba riempire veramente di gioia. Il Signore risorto e asceso in cielo per essere ogni giorno, dentro ogni cosa, dentro ogni circostanza, presente con noi. E noi siamo chiamati a godere di questa sua presenza e annunciarla. Dice il Vangelo: a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ma non è l'invito a, come dire, a seguire una legge, ma piuttosto è l'invito a immedesimarsi in uno sguardo, in un cuore. Come io vi ho amato, amate anche voi. Come io ho obbedito al Padre, così obbedite al Padre anche voi. Come io ho guardato la realtà, gli uccelli del cielo, i fiori del campo, così guardatela anche voi e rispettatela. Come io ho perdonato i deboli, i peccatori, così anche voi. È il come, quello che il Signore ci offre, quale comando. Ma Egli si accompagna a noi e, mistero che contempleremo domenica prossima, ci dona il suo Spirito, perché quello che noi non saremmo in grado di vivere, Egli ci aiuta dandoci se stesso, il suo spirito, cioè il suo animo, la sua forza, il suo cuore, la sua luce, la sua presenza.
Che il Signore ci aiuti a accogliere e a gustare sempre di più profondamente queste cose che sostengono i nostri passi ogni giorno della nostra vita. Recitiamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre. E intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. In questa fede invochiamo la divina misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: per Cristo nostro mediatore, ascoltaci, o Padre. Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci, o Padre. Perché la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema le potenze del male, ma annunzi fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo. Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci, o Padre. Perché i pastori mandati da Cristo sperimentino anche oggi i prodigi che accompagnarono la prima semina del Vangelo. E siano padri nella fede e costruttori di vera comunità, preghiamo. Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci, o Padre. Per quanti gratuitamente hanno ricevuto la chiamata di Cristo, gratuitamente si rendono disponibili per il servizio e l'edificazione del popolo di Dio, preghiamo. Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci, o Padre. Perché gli sposi cristiani siano l'uno per l'altro segno dell'amore del Signore e alla scuola del Vangelo preparo i loro figli a inserirsi nella Chiesa e nel mondo, preghiamo. Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci, o Padre. Perché i battezzati che hanno responsabilità sociali diano prova della maturità della loro fede, del senso vivo della giustizia e della solidità fraterna, preghiamo. Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci, o Padre. O Dio che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera. Dona ad ogni uomo di incontrarsi con Lui e di cooperare all'avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna in eccelsis, osanna. Benedetto colui che viene del nome del Signore. Osanna in eccelsis, osanna in eccelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Matteo, San Gregorio VII e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Per la distribuzione di Gesù Eucaristia ci regoliamo in questo modo: voi non vi spostate dal vostro posto. Quelli che ricevono l'Eucaristia rimangono in piedi, mettendo la mano uno sopra l'altro, allargando bene la palma della mano, dove il sacerdote, io e il diacono verremo a depositare Gesù, e poi voi con grande delicatezza e gioia ovviamente lo consumate. Tutti quelli che non fanno si siedano, va bene? Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Carissimi, prima della benedizione solenne, che la parola e il cuore del nostro padre, pastore, vescovo Andrea, ci rivolge, con lo stesso affetto, con cui ce la porge, con lo stesso affetto accogliamola, va bene? Portiamola con noi sempre come forza di vita. Ecco, vi annuncio una cosa bella che forse non tutti ricordiamo. Domani ne abbiamo 25. Il 25 maggio è il giorno di... Voglio sentirlo più forte. San Gregorio VII. Noi di Salerno siamo tra le poche città del mondo, pochissime del mondo, che addirittura hanno ospitato e conservano ovviamente, ecco, la memoria e le spoglie di un papa, poi straordinario di Gregorio VI. Come sapete, ecco, le spoglie furono portate poco prima della pandemia, furono portate nella sua città natale in Toscana, a Soana. Eppure loro avevano preparato grandi festeggiamenti, eccellente, noi dovevamo stare là domani, è vero? Invitati dal vescovo di Soana, avremmo fatto un bel pellegrinaggio, saremmo andati anche alcuni di noi certamente, ma non è stato possibile. Allora, dato che quest'anno è una data memorabile, perché? Perché ricorre il millesimo anniversario della sua nascita, perché è nata a Soana nel 1020, poi nel 1084 venne a Salerno a consacrare la nostra cattedrale, e l'anno dopo, rimanendo a Salerno, il Signore l'ha voluto con sé nella gloria, appunto il 25 maggio, ed è sempre qui. Appena ritornerà, fra alcuni mesi, noi vogliamo ricordare, va bene, con l'aiuto anche dei giornalisti, va bene, grazie, e ovviamente dei mezzi di informazione, di tutto, ecco, faremo una degna celebrazione in memoria della sua grande e meravigliosa figura di pastore, va bene? Ci prendiamo tutti l'impegno, va bene. Però domani celebreremo la messa, ovviamente, di San Gregorio VII nel nostro formulario diocesano, e chi vuole alle ore 19, come ogni sera, ecco, celebreremo. Poi sabato prossimo vi annuncio una grande, significativa cerimonia. Ecco, ci sarà la messa solenne del Crisma e degli Oli che l'Arcivescovo consacrerà e che serviranno per l'amministrazione dei sacramenti. Questa grande solenne celebrazione si sarebbe dovuto fare il Giovedì Santo o la sera prima, che già è giovedì, però a causa appunto della pandemia non ci siamo potuti riunire. Adesso, al termine del periodo pasquale, che si chiude appunto domenica prossima, grande festa di Pentecoste, ecco, l'Arcivescovo ha pensato molto bene, ecco, di fare con i sacerdoti, e voi vi potete unire dovunque vi trovate, no? Con lo spirito, con la mente, col cuore, come abbiamo fatto in tutto questo tempo, no? Qui nella nostra cattedrale, a gioire e ad accogliere questi segni concreti, no? Della salvezza. E poi ci vediamo domenica prossima, con la presenza ovviamente dell'Arcivescovo, sempre alle ore 10, per la grande solennità della nostra Pentecoste. Subito dopo la benedizione e il congedo, piano piano, senza fare gruppo molto, vi ringrazio di questa bella presenza anche, veramente con tutto il cuore, eccellenza, a nome vostro lo faccio con gioia, ecco, e uscendo potete mettere un'offerta, perché non si è girata, avete visto, no? All'offertorio, però abbiamo anche bisogno, va bene? Ecco, mettete un'offerta, se volete, per sostenere le spese della nostra cattedrale. Invece dell'offertorio lo facciamo mo che usciamo. Grazie, grazie con tutto il cuore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e vi ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Voi che oggi riconoscete che Cristo è il Signore nella gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Cristo, che dopo la sua resurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi giudice misericordioso e vi conduca alla eredità eterna. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Cantiamo a Maria. Regina Celi, letare, alleluia. Quia que meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deo, alleluia. Buona domenica.